Ciao ragazzi, vi sto parlando da qui, quindi girando intorno, dove c'è la mia luce che è sparata in faccia, aspettate che aiuto. Ah, oh, ora sì. Illuminato da questi bagliori di luce, vi posso dire semplicemente che il coronavirus, la situazione sta andando alla merda. Perché praticamente non è altro che una situazione continua, di contagi in crescita continua. Certo. Stanno diminuendo ogni giorno, però comunque sono tanti, per esempio erano 700 700 contagi al giorno, rispetto a 4.000 sì, è diminuito, ma sono comunque tanti. Allora io sinceramente vi volevo dire specialmente in questo video che non ho capito se il 4 si potrà riuscire di casa oppure no. Io dovevo andare in Portogallo a giugno con mio cugino, non so se ci possiamo andare, ecco. L'esame non lo faccio, cioè non è che non lo faccio tramite queste video lezioni schifose, mi sento buggato, eccetera. Volevo dire che questo coronavirus non è ancora arrivato in. Mi sembra che non è ancora arrivato a Rione Alto, quindi sto a posto. Mi pare che è arrivato a Chiaiano, ma poco, quindi Emanuele e Lorenzo stanno in difficoltà, però vabbè ce la faranno. E poi vabbè altre cose, eccetera. Ma però volevo dirvi un'altra cosa, tra l'altro domani, che è 22 aprile, metterò questo video, lo caricherò il 22 aprile, però domani registrerò, domani 22 aprile, quando vedrete questo video io starò registrando alle 5:45, metterò la sveglia alle 6:15, volevo farvi vedere per bene una alba fatta bene, ok? Ragazzi, un'altra cosa, l'ultima cosa che volevo dirvi è: vedete che sto facendo dei video corti al volo? Non è che lo sto facendo al volo, è che durante la settimana, dato che non ho il tempo di editare perché devo studiare, fare le video lezioni, eccetera, e poi registrare delle cose alla Play che però non sono per YouTube, sono per altre cose. Ecco, ho bisogno di più tempo. Quindi diciamo che faccio questi video corti di circa 2-3 minuti. Mentre il weekend, quindi sabato, quindi venerdì, che dovrebbe essere 24, sabato 25, domenica 26, caricherò video lunghi, quindi di gameplay principalmente. Ah, anche, allora, potete capire un'altra cosa, anche se si chiama daily vlog, non c'entra nulla perché daily vlog significa un vlog giornaliero. Però il fatto è un altro, che anche se si chiama vlog giornaliero, comunque è un vlog. È un vlog, quindi con la faccia, dove parlo di quel. Perché i vlog sarebbero dove tu racconti, diciamo, la tua vita. E voglio raccontare la mia vita, come sto passando la mia vita. Perché, per esempio, non sarebbe un daily vlog se io stessi. Tipo, non sarebbe un daily vlog se io stessi facendo un torneo. Perché non sto parlando della mia vita, sto parlando di una competizione. Invece, a differenza del video di Fortnite, quella è un'altra cosa. Perché sto parlando di quando mi è venuta l'idea di tornare su Fortnite. Quindi, quella è sempre una cosa mia. Quindi, è la mia vita. Ovviamente, rimanendo sempre ai limiti della privacy, ecco. Io volevo dire quindi questo perché, per chiarire, perché molti non hanno ancora capito che io i gameplay non li faccio i gameplay di competizioni. Perché i gameplay di competizioni non sono vlog, sono video di gameplay e basta. Perché, per esempio, nella categoria che trovate qua sotto sta scritto in ogni video intrattenimento, significa che è un video per intrattenervi. Non un video perché, se tipo io faccio un video dove faccio vedere per esempio un torneo, non è un video di intrattenimento, è un video di insegnamento per insegnarvi a giocare, per farvi capire come si gioca un torneo, ma non voglio fare questo, non voglio insegnarvi, voglio solo farvi capire come sto passando la mia vita, anche perché questo daily vlog è nato perché io volevo farvi vedere come era la mia vita in quarantena, quindi le cose che facevo principalmente in quarantena. Una volta che avete questo concetto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!